a tutti, sono Alessandro Folli, proprietario e chef del ristorante D'Astra, situato a Santa Maria della Versa, nel cuore dell'Oltrepò e del metodo classico. Ho deciso di aprire qua, io e mia moglie, perché quando ero in Europa, in giro per Europa, abbiamo capito e ho capito l'importanza che ha questo territorio. Siamo qui al centro di Santa Maria della Versa, nel cuore proprio di Santa Maria, in uno dei palazzi più vecchi proprio di Santa Maria della Versa, e noi abbiamo studiato il concetto di ristorazione dando tre sale diverse una con l'altra, che la prima sala è una sala comunque trovagliata, con una mise en place pulita, semplice. Nella seconda sala abbiamo voluto dare un tocco di eleganza con un tavolo di 2 metri conviviale con tutto di marmo bianco, e in questa sala abbiamo voluto dare un tocco di comunque con le pareti blu e un tocco di eleganza, comunque rimanendo sempre rilassati e godendosi anche comunque l'ambiente. Usiamo come base una farina di Bruciamonti qua di Santa Maria della Versa, un impasto per la pasta fresca, e usiamo su un chilo di farina di solito un 12-13 tuorli e qualche uovo intero. Adesso andiamo a preparare i nostri tagliolini che noi tiriamo esclusivamente con la nostra chitarra. La nostra proposta si sviluppa, è molto dinamica, nel senso che abbiamo voluto dare un tocco di territorio senza dimenticare comunque le nostre origini, come la zuppa alla pavese o gli agnolotti o il ganassino, proprio rimanendo con dei sapori forti e importanti per questo territorio. E poi abbiamo voluto dare più spazio alla fantasia, con magari dei prodotti particolari di pesce o dei tagli particolari di carne, con delle tecnicature innovative e nuove, contemporanee. Abbiamo ad esempio il ganassino cotto a bassa temperatura per 8 ore, facciamo tutta la nostra pasta fresca, tutta la pasta fresca che usiamo noi, o anche degli abbinamenti un po' strani tipo la caprasanta con la mortadella e la mela verde. Anche usiamo un salmone scozzese che viene allevato biologicamente, quindi selvaggio, e soprattutto una cosa importante che inizieremo poi a fare da marzo, il nostro menù di degustazione del territorio, che quello sarà proprio importato sui prodotti tipici dell'Oltrepò pavese. Cavoli di carote ce l'hai? Sì, un poco. Vai in tagliolini? Sì. Io ho 30 anni quest'anno, li compio a maggio, ho iniziato con la scuola alberghiera a Pavia e sono sempre stato appassionato di cucina, perché mi ricordo mia nonna che comunque in cucina si perdeva veramente tutta la giornata, quindi io quando tornavo anche a casa da scuola, quando ero anche più piccolo, mi piaceva stare in cucina a guardare con lei mentre si prendeva l'impasto. E allora ho deciso di fare la scuola alberghiera, poi a Pavia avevo un professore di sala che mi ha aiutato molto a scegliere il posto dove andare dopo la scuola, e ho iniziato a Sasseo nel 2007 con Vanzulli. È stata un'esperienza veramente forte, importante, con lui veramente importa tanto, e dopo nel 2011 ho deciso di cambiare
perché volevo proprio provare e imparare cose nuove. Allora ho iniziato a lavorare con Pierangelini e con lui veramente lui è stato, ma è lui che mi ha stato, che mi ha proprio fatto capire e proprio amare ancora di più questo mondo in una maniera proprio poetica, ecco la parola giusta. Poi ho deciso di andare a Parigi perché volevo provare la cucina francese, imparare anche cose in Francia, a Parigi. Dopo sono stato a Ginevra, in un hotel sul lago. Dopo Ginevra avevo proprio bisogno di tornare a casa perché volevo proprio ricominciare a tornare a casa. E ho iniziato comunque, ho fatto delle esperienze qua a casa, dopo purtroppo ho avuto incidente, diciamo, non per colpa mia, è stato fermo quasi un anno. Da lì poi mia moglie mi ha aiutato molto a capire dove indirizzarmi. Ho lavorato in un castello sopra Piacenza e mia moglie mi ha aiutato tanto veramente a capire e dire adesso tocca a te, cioè apri un tuo ristorante, visto che sei bravo, le idee le hai, fai qualcosa di tuo, cioè esprimi la tua creatività e il tuo amore per la cucina. Vi aspettiamo nel nostro ristorante a provare i nostri piatti, la nostra carta dei vini, a scoprire il nostro territorio che è vastissimo e ricca di storia e di cultura. E vi aspettiamo ad Asta, via Cavour 11/13, Santa Maria della Versa. Molto bene. Io. Vai. Bene, va.